sapevamo che Modena era una squadra, una delle più forti del campionato, hanno fatto un mercato molto importante, hanno avuto un po' di alti e bassi durante la stagione, però sul finale si sono dimostrate quello che sono, quindi tutte grandi campionesse. Noi dal nostro conto abbiamo avuto un po' di problemi, infortuni vari da metà anno che ci hanno condizionato notevolmente, e nonostante questo penso che la squadra si è riunita, cioè ha fatto forza sulle proprie capacità e ha sempre lavorato bene, nonostante appunto avessimo dei deficit importanti, siamo riusciti a mantenere il quarto posto in classifica e siamo uscite secondo me a testa alta, perché è stato un tie break molto lottato, palla su palla, è arrivato fino a 25, quindi penso che più di così non si poteva fare. No, cioè sono d'accordo con tutto, no, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Martina, però magari lei, essendo più grande, più esperta, riflette e pensa a tutte queste cose qui. Io penso soltanto che palle abbiamo perso contro Modena, così, cioè, a me rimane molto l'amaro anche a ripensarci, mi viene il terzo e il quinto set, mi viene e, cioè, mi agito abbastanza perché l'avevamo lì, eravamo a un passo e a quest'ora saremmo qua a parlare che o avevamo giocato ieri o così, capisci? Quindi un po' mi viene nervoso, nel senso mi rimane il fastidio di non avercela fatta. Poi tra l'altro con Modena, sia nella regola che in gara 1, l'ha detto sempre vinto. Sempre. Quindi resta poi una malezza in più. Beh, quello, eravamo in condizioni diverse, arrivavamo da un periodo, cioè comunque all'andata eravamo con un altro sestetto, eravamo disposte in maniera diversa, in una forma fisica diversa, poi al ritorno anche lì abbiamo fatto più fatica ed eravamo comunque messe un po' così, e poi nei playoff c'erano dei problemi fisici, oltre che c'erano state delle mancanze durante gli allenamenti, nel senso che magari qualcuno non riusciva ad allenarsi, robe così, abbiamo dovuto veramente tirare la cinghia, quindi veramente no, conta poco, nel senso quello che è successo nella regular season e quello che è successo nei playoff, è una cosa diversa, secondo me. Ecco, se gli infortuni sono stati il vero ago della bilancia quest'anno, sulle playoff. Cioè sicuramente, noi abbiamo perso sicuramente l'attaccante più forte che avevamo, e che anche nel campionato stava facendo molto bene, e purtroppo non avevamo una riserva nel suo ruolo, quindi uno dei nostri posti 4 si è dovuto spostare nel ruolo di opposta, di conseguenza dopo non c'era un cambio per i posti 4, quindi è stato, come diceva lei, un po' tutto un rincorrersi, perché abbiamo cercato di tappare buchi e la coperta non era abbastanza lunga. Per questo parlavamo di tante difficoltà oggettive, perché anche quotidianamente non potersi allenare su determinate cose, soprattutto anche per le ragazze più giovani o chi doveva cercare il ritmo partita, era molto difficile perché non avevamo un numero di persone sufficienti per dare una qualità. E nonostante questo, penso, cioè, abbiamo fatto quello che potevamo. Ecco. Secondo me, essere sinceri, era molto difficile poter esprimere qualcosa di più, perché se non ti alleni, io, cioè, sono della vecchia scuola, penso che i risultati li hai quando ti alleni forte e bene, e se non puoi farlo è molto difficile vincere contro squadre che magari hanno un organico doppio del nostro. Ecco, secondo voi a pieno organico, senza quegli infortuni che hanno condizionato, tu non potevi arrivare a questa coppa con no, la palla di cristallo, non posso dirti avremmo vinto lo scudetto, però avremmo detto la nostra ancora per un po', secondo me. In finale, secondo me. Poteva esserci. Sì. E secondo voi invece chi è adesso che può fare scusa la squadra che può, che no, che può. Nessuno. Che non vince nessuno. Non assegnano lo no. scudetto. Allora, abbiamo Conegliano, che ha una grandissima squadra, cioè uno squadrone, nel senso come la giri, questi tirano fuori sestetti diversi, robe così, hanno veramente un buon roster, bravo Marti. E quindi, e sono, cioè, veramente, giocarci è emozionante, nel senso sono veramente tante giocatrici forti messe insieme e competitive. Poi dall'altra parte c'è anche Casalmaggiore, che però ha perso Lloyd, farà un po' più fatica perché comunque c'è la differenza tra lei molto giovane, con la palleggiatrice che hanno adesso, e Lloyd,
credo che sia sostanziale, evidente, cioè evidente, sì. Quindi anche loro complimenti, perché comunque stanno lottando anche con i denti, non stanno volando niente, e, però hanno delle giocatrici anche lì molto forti. Novara, ragazzi, anche lì hanno giocatrici, tutte le squadre hanno giocatrici forti, quindi non lo so se la giocano, però fino ad adesso Conegliano ha dimostrato di essere superiore a tutti, però non so se riesce a tenere questo ritmo fino alla fine. Sì, noi pensiamo, anzi pensavamo che fosse già deciso lo scudetto, invece ieri Modena l'ha battuto 3-2 con un tie break 15-5, quindi lì è netto, o non ce la fanno, non lo so. Hanno giocato anche la Coppa Campione, magari anche quello, erano stanchi, con la batosta tutto. Della finale sicuramente non erano, abbiamo pensato anche a quello, però vabbè, non è che adesso no, vogliono giocare in casa altre due, infatti, quindi vediamo, tutto è possibile. Ecco, secondo voi, visto che tra l'altro Miriam c'era l'ultima vittoria della Coppa, l'ultimo trofeo della Coppa, cosa è mancato quest'anno alla Coppa? Perché c'è qualcosa, si parla quindi anche della, che non sono arrivate in Coppa Italia, di questa semifinale, scusate, che non è arrivata per un trofeo, secondo voi, secondo te Miriam, soprattutto cosa è mancato quest'anno? Allora, prima di tutto fortuna, te lo dico già, parto così, però ogni anno secondo me è a sé, vale a dire che quest'anno noi siamo partiti molto forti, eravamo veramente in forma e tutto, poi capita che c'è un calo, il nostro calo è arrivato nel momento in cui si faceva la Coppa Italia, l'anno scorso invece noi abbiamo avuto un calo prima, siamo arrivate settime eccetera eccetera, e comunque sia siamo arrivate al pelo a qualificarci per la Coppa Italia, e lì poi c'è stato il periodo in cui siamo esplose e ci siamo portate a casa la Coppa Italia, siamo arrivate in semifinale, quindi va a periodi, i nostri periodi buoni non si sono ritrovati ad incastrarsi con i periodi dove contava fondamentalmente, secondo me, cioè io la vedo così, perché comunque i periodi buoni noi li abbiamo avuti, c'ero, ho visto la squadra che andava bene. Alla fine abbiamo concluso con un periodo buono, ma veramente, come ha detto Marti, la coperta era troppo corta. E abbiamo tirato tanto, ci abbiamo provato, ma non è andato. E adesso immagino ci saranno anche, ci saranno momenti in cui staccate la spina, adesso poi si riprenderà il lavoro. Quale futuro vedete voi per la Coppa? Avete intenzione di restare? Io parlavo di quest'estate, dell'appartamento, se mi cacciano fuori. No, questa era la mia battuta, però cioè, bisogna vedere, non si sa ancora niente, comunque abbiamo finito da poco, quindi queste cose si parlerà tra un po', tra 2 o 3 settimane, per ora non sappiamo. Come è stata però il primo anno a Bergamo, la prima esperienza che conoscevi già la città? Ma sono sempre venuta da avversaria, quindi sì. Non l'ho mai vissuta a pieno come quest'anno. Non ti è mai stato simpatico. Esatto, è sempre stato un campo difficile Bergamo, soprattutto negli anni d'oro. È sempre bellissimo giocare qua, penso che hanno un tifo molto organizzato, è molto caldo, è molto bello giocare al Palanorda, ti senti veramente a casa. La città devo dire che mi è piaciuta, mi ha colpito favorevolmente, non l'avevo mai visitata, soprattutto Città Alta, è stata molto carina. Poi ho avuto anche la fortuna di avere un appartamento qua vicino al centro, quindi spesso facevo delle passeggiate e sono stata molto bene. Poi che dire, la società, vabbè, si racconta da sola, perché tutti gli anni che ho avuto l'esperienza, questa storia è proprio la coronazione di un sogno, no? Poter venire a giocare in una società come questa. Ecco, magari così facciamo parlare anche. Come vi siete trovati voi, la città, l'ambiente, la squadra? Per me, io sono felice perché è il primo anno che io arrivo di Brasile, primo anno che io gioco fuori di Brasile. E questa squadra io mi sento a casa, perché tutte le ragazze, tutte le allenatori mi hanno chiesto troppo bene. E
Gualemar ti ha detto che questi tifosi per me sembrano Brasile, perché Brasile è sempre molto... Sì, esatto. Colorito. E qua io mi sento troppo bene. Niente, è stato bene con le ragazze, con la squadra, e per me questo è il secondo anno in Italia. Non so, ieri ho parlato con loro e ho detto sono piena di amore dopo questa stagione, perché è stato veramente così per me, tipo come una famiglia, come una società che fa cose così. È stato bello, bello. Bene, sì, tutto bene. E niente, mi spiace per questo ultimo periodo, perché però non ho detto tutto, mi spiace perché abbiamo fatto così alla fine, perché abbiamo iniziato benissimo, siamo state un po' infortunate, però vabbè, adesso non si può fare niente.